Ma intanto non c'è nessun intrigo perché sono le due squadre che notoriamente si sono interessate a Marco Verratti. Sono due squadre importanti, la Juventus l'aveva fatto un po' prima del Napoli, ma il presidente De Laurentiis si è interessato anche in prima persona di questo ragazzo, per cui a noi fa solo piacere avere un interesse così importante anche da parte del Napoli. Penso che nei prossimi giorni qualcosa si muoverà in questa direzione perché comunque il Napoli ha fatto capire apertamente il suo interesse verso il ragazzo. Noi abbiamo ottimi rapporti con il Napoli, ma se dovessi sbilanciarmi io, con molta sincerità, oggi penso che il Napoli abbia qualcosa di in più della Juve. Verratti comunque per il prossimo anno rimarrà a Pescara, ma in una grande squadra come quella del Napoli sarebbe felicissimo. Il Napoli ha delle contropartite tecniche che a noi possono interessare, ma soprattutto c'è la possibilità di instaurare un rapporto di collaborazione anche per altre operazioni. Queste le parole di ieri del presidente biancoazzurro Daniele Sebastiani. E invece stamattina il colpo di scena. Marco Verratti non è più sul mercato. Al termine di una settimana convulsa, fatta di accordi raggiunti o quasi, poi parzialmente saltati, inserimenti che arrivavano da Napoli direttamente da Aurelio De Laurentiis, il Pescara mette la parola fine sulla vicenda. Lo fa attraverso il proprio sito web. Questa mattina i vertici societari della Delfino Pescara 1936 hanno incontrato il calciatore Marco Verratti ed il suo agente. A seguito di un colloquio intercorso tra le parti, dove il calciatore ha ribadito il desiderio di rimanere in bianco-azzurro, preso atto della volontà del calciatore, la Delfino Pescara 1936 comunica di ritirare ufficialmente il centrocampista pescarese dal mercato. Chiusura definitiva o strategia attendista aspettando un'offerta più congrua al valore del ragazzo? Difficile dirlo. I biancoazzurri su Verratti credono tantissimo, il gioiello di casa, fatto in casa e che sarà il perno della nazionale che verrà, questo è certo. Chiamato ad essere la punta di diamante dell'11 che stroppa e la società stanno costruendo nel mercato estivo. Il Pescara ha deciso che se Verratti dovesse essere ceduto lo sarà alle condizioni imposte dalla società. E basta. Stop alle trattative dunque. Il procuratore Donato Di Campli da Milano è rientrato in Abruzzo per il weekend e che all'Hilton potrebbe tornare solo in caso mutino gli scenari. Nel frattempo un altro suo assistito, Gianluca Sansone, appena riscattato dal Sassuolo, sarebbe il sogno del Pescara per sostituire Lorenzo Insigne che tornerà ai piedi del Vesuvio per giocare nella sua Napoli. A meno che non si dovesse verificare il caso in cui Lorenzo non dovesse trovare posto nella squadra del Napoli, allora probabilmente il Pescara sarebbe in prima fila per riaverlo, ma sicuramente il presidente De Laurentiis mi ha confermato che conta molto su Lorenzo Insigne, quindi io da questo punto di vista diciamo che ho poche speranze di rivederlo a Pescara. Per Sansone sarebbe un ritorno nella nostra regione, lui che ha un passato con Montorio, Valle del Giovenco e Virtus Lanciano. La consacrazione definitiva in riva all'Adriatico, il Pescara ci lavora su. Intanto i primi arrivi sono quelli di Mattia Perin, portiere dal futuro assicurato, cartellino di proprietà del Genoa, ultima stagione a Padova, e Tarik El Younoussi. Anche qui il sito del Fredrikstad dà l'annuncio del passaggio in biancoazzurro. Dopo le comproprietà rimangono a Pescara Brosco, Romagnoli e Maniero, rinnovi con Parma, Milan e Juventus e Gianluca Caprari, che la società del Delfino aveva riscattato dalla Roma. Per l'attacco, zona centrale, la pista numero uno è quella Paulinho, 26 anni, 13 gol con Livorno, procuratore Eugenio Ascari. Sul brasiliano c'è concorrenza anche dalla Serie B. Lo Spezia, che ha appena acquistato Sansovini, vorrebbe consegnare al romano e al brasiliano l'attacco per tentare la scalata l'anno prossimo, ma è chiaro che la Serie A, già quest'anno, con la maglia del Pescara, è una prospettiva molto più allettante.